e fasio sarte in saor se quel che se magna redento. Ti me da do chi de segue per piacere. Go da fa il saor. Beppi si è andata coe soffiacheta davanti a San Giorgio coe a barchetta e il toccavai tacca da drio non se sono e ora vecchio mio. Tutto a posto? Tutto a posto e te? Bene, tutto tranquillo. Ascoltami, ora, cosa fa il saor? Come siamo sardè? Sì, sardè, dammene il docchi, che me ne serve un po' di più. Poi andiamo via a testa, lasciamo così. No, mi raggio mi, grazie. Di che impegno de colpo, tutto il bacin, gatta che impegnir anche i goti de vin. Beppi preciso, su e so barchetta, con sesto il gaveva tira fuori sotto vagetta. Ciao Fioi! I love you! Ciao! Duro insalata, par far festa e più ricca. Ciao a tutti amici! So da nuovo qua, per chi anch'io ho scelto di presentarvi una ricetta buonissima. Secondo me una delle più buone ricette veneziane. Sei sardè in saor. Un piatto che faceva i marinieri una volta e che si diventa il piatto del Redentor. Per fare sardè in saor ne serve un chio di sardè, un chio di segue, per chi ha segue a gadesse abbondante, un po' di uvetta, un po' di pinoi, sal, aseo e olio per freezer e ovviamente e a farina de fior. E ora cominciamo col curare segue. Questo è un lavoro un poco lunghetto perché ciò che abbiamo un chio di segue da curare, però è anche un bel passatempo. E ora caviamo via tutta la scorza e dopo tagliamo e segue ad aneo, facciamo in modo di formare tanti piccoli anei. Una volta tagliati tutti i segue, mettiamo dell'olio di oliva e dopo aggiungiamo i segue in modo da farli appassire nell'olio di oliva. Eccone qua. E ora finché e a segue si appassisse pian pianeo a fuoco lento nell'olio, andiamo avanti a curare i sardei. Dovremo cavarli a testa e ne targhe a parte interior, quindi caviamo a testa col deo indice, andiamo su e caviamo via tutti i filamenti che gese dentro, ne resta e a sardea senza testa, voda all'interno e andiamo avanti col nostro lavoro. Ricordiamo se a un certo punto di cottura dei segue di mettere l'aseo di vin bianco, perché è l'aseo che dà il gusto vero ai sardei in saor. Perciò zontemo l'aseo e facciamo cucinare pian pianeo e segue. Ecco, e mentre che e segue continua a cucinarsi, ne altri passiamo i sardei nella farina de fior. E una volta che avevamo passato, che diamo un attimino sguaratata e adagiamo nell'olio boente. E cominciamo a friserle. Eccone qua, adesso giuntiamo nei nostri segue bea passie l'uvetta che avevamo resenta ben e giuntiamo anche i pinoi. Giuntiamo tutto e misiamo ben, vediamo una bea misiada e quando chi segue se bea passia seremo il gas e assemo riposare tutto. Eccone qua. Gavemo preparare le nostre sardee e adesso non ne resta altro da far che far dei strati prima de sardee e dopo de segue. Dopo da nuovo de sardee e dopo da nuovo de segue. E ora facciamo un strato de sardee
un strato di segue, magari si aiutiamo con bel scugerò un grando, eccolo qua, un bel strato di segue, lo destiremo sopra i sardei, che profumo, e andiamo avanti finché finimo i nostri ingredienti. Ecco qua amici, gavemo finio con una dei ricette veneziane che secondo me è fra i più buone, e i sardei in saor. Finché frisevo i sardei, me go bevuo qualche ombra de vin, ma comunque già che sono in festa, approfitto per salutarvi con un cin cin e con una ombra de vin, ricordandovi che i sardei in saor e va mantenuti in frigo e se può assare 2 o 3 giorni affinché si assorba tutto il toccio che avevamo fatto con la segue. Buon appetito a tutti, dal vostro amico Cesare. Non si sapeva in che anno che il gera partio, e il gera da solo, de fassa al Cipriani, cose arrivai come dei pessicani, caici comuni e caorline.